Come va ragazzi? Sono Dani, benvenuti in questo nuovo episodio di MotoGP 14. Oggi andiamo avanti con eventi reali 2013. Ma sembra che faccio le rime quando faccio sta intro con eventi reali 2013, 2014, 2013. Comunque, l'ultima volta abbiamo fatto rossa in solitaria, sì, rossa in solitaria, rossa in solitaria ad Assen. Oggi invece dobbiamo fare difesa all'italiana, dove nella gara del Sachsen, che fu vinta da Marquez, che insieme a Crutchlow distaccò di svariati secondi il resto dei partecipanti, Rossi non riuscì a resistere agli attacchi di Crutchlow, che con una frenata al limite riuscì a superarlo e distaccarlo definitivamente fino a conquistare il secondo gradino del podio, difeso solamente dal pilota italiano. Nei panni di Rossi resiste agli attacchi di Crutchlow e difende il suo secondo posto per 5 giri, cambiando ciò che è avvenuto realmente. Dunque, figata un'altra sfida con Rossi. Vediamo un po' la trazione media. Sì, ok, via. Direzione, se freni troppo a lungo, se sei piegato rischi di bloccare la gomma, la conseguenza di cadere. Sì. Noi non abbiamo bisogno di questi consigli, noi siamo dei mostri. No, ho saltato il video, ero un attimo sovrappensiero, vabbè. Comunque, a memoria dovrebbe esserci Crutchlow che alla fine del discesone, tipo, gli ficcava una staccata a gambe elevate in fuori, tutte. Sachsenring, che è un po' che non la faccio perché l'ultima volta che l'ho fatta è in carriera. Dunque, sono un po' freddo da una parte, a memoria. Le curve me le ricordo, ma non mi ricordo bene la traiettoria perché sono curve strane. Che tipo c'era un metodo per almeno in Moto3, minchia, più stavo interno in ste curve e più tipo le facevo veloci, non lo so. Questa qua in Moto3 si faceva in pieno, qua mi è sembrato di volare tipo. Evitiamo di fare questi stoppi, Valentino, che scusate, non doveva essere Marquez primo. Mamma mia, come ho accelerato cattivo, cavolo. Mamma mia. Riusciamo quasi a prendere Pedrosa, già incredibile. Vediamo se riusciamo a portare un attacco al pilota spagnolo. E vabbè, però cazzo, tra per non prendere Pedrosa e non cadere io, minchia, sono andato a funghi. Ah, potevo farla un po' più veloce, ma non ho voluto usare. Mica pensavo che nel terzo settore facessimo più schifo, invece con la MotoGP ci troviamo meglio di nuovo in una pista dove in Moto3 facevamo una fatica allucinante. In Moto3 si fa molto più fatica che in MotoGP, ragazzi, non so perché. Ah, cavolo, 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 mamma mia. Pensavo di andare lungo. Riproviamo l'attacco in queste curve qua. E questa volta Rossi non sbaglia. Questa volta. Invece Rossi sbaglia. Oh, Pedrosa, madonna, ma cosa fai? Tentiamo un incrocio, ma Pedrosa esce più violento. Noi ci siamo presi malissimo quando Pedrosa ci ha inculato. Mamma mia. E ci infiliamo ragazzi, ci infiliamo. Ci siamo riusciti a infilare. Madonna mia, Rossi, dove vai? Mamma. Mamma mia, dove siamo andati, cavolo? Pensavo di fare un volo della Madonna.
Madonna mia. Oh, quando vado sui cordoli male così, cazzo. Mi sono preso. Mi sono preso malissimo, minchia, abbiamo già distanziato Pedrosa di anni luce. Questa curva qua mi ricorda tanto quella prima della chicane del Mugello, dove c'è un dislivello tipo in frenata e senti proprio la moto che ti fa giù, pum, così, no? Infatti c'è sempre una paura a frenare in quel pezzo lì. Mamma mia, faccio schifo in sta curva, faccio schifo proprio. Non riesco proprio a farlo. Mamma mia, Rossi come una bestia. Dai, oh, stiamo lasciando Pedrosa. No, perché l'ho frenato in questa curva? Non dovevo frenare, cavolo. Ero sovrappensiero, scusate. Sto aspettando troppo FIFA 15 e sto pensando tipo a sti maledetti perché non rompono il day one di MediaWorld. Cavolo, lo stanno vendendo in tutti i negozi già e non lo vendono a MediaWorld. Ma va a cagare, va. E poi per di più uno lo prenota, come dire, potrebbero venderlo almeno un giorno prima per chi prenota, no? Nel senso, per chi almeno si è sbattuto andare a prenotare, no. Lasciamolo lì. Ma comunque, bando lì, abbiamo fatto un giro un po' di cacca. Adesso che non abbiamo il nostro punto di riferimento lì davanti, è un po' più difficile imporre il ritmo. Ah, e dai. Madonna mia, Valentino. Esce velocissimo da questa curva, incredibile. Mamma mia, cioè mi sembra di guidare sulle uova davvero. Dai, dai, Vale, dai, stai iniziando l'ultimo giro. Oh, stai giù con la moto, cazzo. Mamma mia. Sì, ultime curve, ultimo giro per Valentino. Attenzione, già andiamo lunghi la prima curva, non è un buon segno. Non è un buon segno, ragazzi, ma ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare. Dai, Valentino, sarebbero due sfide consecutive troppo belle. Abbiamo anche abbastanza gomma ancora, dunque non abbiamo problemi di usura. Non dovremmo avere problemi nello stare in pista, ma porco cane, oh. Sti giri di merda che sto facendo non vanno bene. Va bene che abbiamo Pedrosa a 3 secondi e 1. Stiamo bene qua. L'uscita. Mamma mia. Dai, dai, Valentino. Valentino, mamma mia, Valentino. Porta a casa una gara stratosferica, stratosferica, ma niente impennata per lui. Andiamo sotto il muretto. Valentino c'è. Valentino c'è. Rossi c'è. Vai così, cavolo. Un'altra sfida fatta, cacchio. E li abbiamo lasciati alla fine, li abbiamo lasciati. Grande, grande, grande. Grande Rossi. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, passate sulla pagina Facebook che trovate sia nel link, non nel link in descrizione, trovate nella immagine di copertina, nei link del canale, dunque passate ovunque, mamma mia che frenato ho fatto, l'incredibile. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!